Ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, oggi vi mostro cosa ho realizzato come bomboniera per il mio matrimonio. Allora, la mia idea è sempre stata quella di voler creare qualcosa che non fosse il classico gingillo da mettere in vetrina e poi, oppure addirittura nella pattumiera, perché alcuni non apprezzano il dover sistemarsi il gingilletto in casa, e quindi di scegliere una bomboniera che potesse essere fruibile da la maggior parte dei partecipanti. Ho quindi scelto il barattolino di miele. Ho così fatto una ricerca su internet e ho trovato questa tra le tante aziende che proponevano il confezionamento del miele come bomboniera, questa azienda che si chiama Di Mauro, che è un'azienda apistica. Nell'info box poi vi metto tutti i riferimenti, così se avete bisogno li potete contattare. Loro sono stati gentilissimi e molto disponibili. Hanno diverse varietà di miele, ovviamente. Io ho scelto il millefiori. Hanno anche diverse grammature. Io ho scelto questa da 2,50, però ne hanno più piccole, più grandi, a seconda, insomma, dell'uso che ne dovete fare. Possono poi aggiungere il cucchiaino spargimiele. E possono anche confezionarvela tutta, quindi aggiungere il sacchetto, i confetti. Io ho optato, tra virgolette, per una soluzione base perché questo fiore io l'ho praticamente utilizzato in tutte le decorazioni del mio matrimonio. E quindi volevo poterlo utilizzare anche su queste bomboniere. Quindi la versione base della bomboniera è questa. Quindi io l'ho fatta fare soltanto con il copritappo aiuta e ho fatto mettere il cucchiaino spargimiele con il fiocchetto beige. Ho fatto personalizzare l'etichetta, qui ovviamente ci sono tutti i riferimenti dell'azienda, con Danilo, Jessica e Marco dolcemente ringraziano, e qui nella macchinina con gli sposi è la data 10 settembre 2017. Ora vi faccio vedere come ho realizzato il confezionamento della parte superiore. Allora, vi serviranno ovviamente dei confetti, delle racchette portaconfetti, queste sono sciolte, io le ho prese color avorio, e poi la decorazione che voi insomma volete utilizzare sul copritappo. Questo è il fiore che vedete sul tappo, ovviamente è lungo, per poterlo utilizzare noi lo taglieremo all'inizio dello stelo, insomma, in questo modo. Io questo già l'ho preparato. E poi ovviamente della colla a caldo. Quindi che cosa andiamo a fare per prima cosa? Andiamo a riempire le tre racchette portaconfetti. Io ne utilizzo tre, perché mi sembra una scelta abbastanza semplice da realizzare, anche perché con il fiore abbastanza grande mi sembravano troppo sia mettere o il sacchetto che o mettere più confetti. Quindi io vado in questo modo a realizzare delle piccole puntine in modo tale che possano assomigliare al proseguimento del fiore e blocco su se stessi il fil di ferro che compone le racchette, le tengo sempre in questa posizione, quando andrò a metterle già di nuovo in posizione, e per crearmi un materiale diverso oltre all'aiuta su cui incollare il fiore con la colla a caldo, vado a girare lo stelo della racchetta. Insomma. Il fiore l'ho già tagliato, quindi non mi resta che prendere il mio vasetto. Quindi sistemarlo nella parte in cui si vede meglio il nome, ecco, e poi andrò a mettere verso l'esterno, in questo modo. La racchetta. State attenti che ovviamente e poi sopra all'aiuta e sopra lo stelo della racchetta andremo a mettere l'altro fiore. Io abbondo con la colla perché ho il terrore. Ecco, in questo modo. Altrimenti
terrore che si stacchi. Sistemo il mio fiore, lo stelo, metto anche un po' di colore da questa parte, sopra la foglia. Pigio qualche secondo, insomma, fino a che la colla non ha ben preso, e semplicemente la bomboniera è pronta. Spero possa esservi di ispirazione e che io abbia soddisfatto la curiosità di alcuni di voi che volevano vedere cosa io stessi preparando per il mio matrimonio. E la prossima volta vi farò vedere qualcos'altro. Per il momento è tutto. Ciao ragazze!